amo questi colori. Ciao a tutti, oggi video back to school haul. Sono felicissima di farvi vedere alcune delle cose che ho preso per questo ritorno a scuola 2020. Le mie sensazioni riguardo questo periodo le ho già dette in un altro video, back to school, siete pronti, che vi lascio qua sopra da vedere. Bene, non sono tantissime cose, però sono comunque super importanti per me, alcune le desideravo da tanto tempo e vi dirò anche i siti da cui le ho prese o i posti in cui le ho trovate. Iniziamo da una cosa che non è proprio di cancelleria, però per decorazione della mia scrivania, che è questo tappetino copri scrivania rosa cipria. L'ho trovato su Amazon ed è della marca Wilth e niente, è super carino. Desideravo tantissimo qualcosa per decorare la scrivania e che mi servisse anche per creare un po' l'ambiente e uniformare. Questo è molto carino ed è in similpelle, è molto elegante, sono felice e sicuramente diventerà il mio sfondo per tutte le varie foto che faccio al bullet journal e anche nei miei video soliti. Anche questa seconda cosa non è veramente di cancelleria, però mi serviva per prendere appunti. Infatti gli appunti che prenderò e che ho iniziato a prendere sono quelli in digitale e vi farò dei video anche sugli appunti in digitale di nuovo. Quindi ho deciso di prendere un grip per la Apple Pencil e l'ho preso di questa marca che è Finty, sempre su Amazon, e dentro ce n'erano due, uno è più grosso e uno più piccolo. Al momento ho messo questo qua più grosso, ovviamente l'ho scelto bianco ed è in silicone. Ok, possiamo iniziare con le vere cose di cancelleria e la prima cosa l'ho presa durante l'estate, non proprio recentemente, ed è questa pennina qui di Legami. Mi piace tantissimo la frase sopra, hug me. E sopra ho deciso di prendere quella con il pandino e l'inchiostro è nero. È diciamo gel, però è cancellabile, infatti qui c'è anche la gomma dietro per cancellare. E niente, carinissima, e l'ho usata per il bullet journal, non per appunti. Durante le vacanze da Maison du Monde sono riuscita a trovare questi washi tape bellissimi. Infatti ci sono delle fantasie stupende che non ho mai visto in altri. Ad esempio questa, oppure questa che ho usato tanto sul bullet journal. Altra cosa che ho trovato durante le vacanze è questo quaderno. È di tinta unita, però in collaborazione con la Stabilo. È azzurro e infatti ci sono tipo tre fantasie tra cui scegliere. E davanti ha una fantastica bustina trasparente incorporata. E qui infatti c'è la zip per riporre alcuni schemi, fogli da non perdere. Ed è a quadretti. La cosa bellissima è che insieme a questo quaderno si ricevevano due prodotti Stabilo ovviamente per la collaborazione e io ho trovato i due pennarellini Stabilo Point 88 con punta super fine, infatti servono per fare le frecce o gli schemi, verdino e questo azzurro stupendo veramente. Ok, siamo arrivati al punto più importante praticamente. Ho fatto un ordine su Stationery Pal che vi consiglio tantissimo. La spedizione per l'Italia è un po' lunga, ma è affidabile. Finalmente mi è arrivato e mi hanno anche poi regalato questa spilla carina azzurra e il loro bigliettino con un nuovo sconto. E ho ordinato ovviamente una delle mie marche preferite in assoluto, ovvero la Zebra My Liners. Tan tan tan. Ho preso tre pacchi, non sono tutti uguali. Questo è un pacco di brush pen e ho preso questi colori, che tra l'altro ho già però in versione evidenziatori di Zebra My Liners. E poi ho preso questi due pacchetti solo di evidenziatori. Hanno due lati, infatti c'è la punta più fine e l'altra punta per evidenziare. E amo questi colori. Sono fantastici. Adesso in tutto, come collezione, ho tre pacchetti. Non vedevo l'ora di prendere questi, che sono abbastanza pastello, vintage. Infatti in questo c'è il marrone, il giallo e questo azzurro, bellissimo. Invece in questo, che è il pacchetto arancione, ho anche un giallo non fluorescente, che è la cosa che mi serve di più. E questo grigio scuro, perché nell'altro pacchetto c'era grigio chiaro. E arancione e questo rosa tendente al rosso,
Bellissime. Niente, quindi diciamo che la mia haul è finita. Mi mancherebbe una cosa e vi dico già che sarà un nuovo bullet journal di Stationery Island che si trova su Amazon. È un bullet journal che non userò per programmare e fare i miei soliti programmi, diciamo, i miei soliti tracker, ma sarà un bullet journal che userò per esercitarmi nel lettering, per fare decorazioni, disegni, un po' per la creatività e come terapia, diciamo, per rilassarsi. Bene, spero che questa haul vi sia piaciuta, non vedo l'ora che ci sia il vero e proprio ritorno alle lezioni. In realtà inizierò molto molto tardi la mia università, i primi di ottobre, e inizierò comunque a fare dei video più che altro per la scuola anche già a settembre. Metà settembre. Iscrivetevi al canale per vedere i prossimi contenuti su bullet journal e appunti ambito scolastico. E niente, grazie per aver guardato questo. Ciao!